In questo episodio di Insiders parliamo di un tema del quale si occupano molte persone, cioè creare contenuti per fare business. Lo abbiamo fatto insieme a una persona che fa questo di lavoro. Siamo qui con Marco De Pisapia, ingegnere. Di Marco, tu che fai? Bella domanda, nel senso io sono un blogger. Quando si dice blogger spesso si pensa a qualcosa di molto leggero, anche di poco serio. In realtà il mio blog è incentrato sull'ingegneria strutturale e l'obiettivo è quello di pubblicare articoli utili per gli ingegneri strutturisti, spiegando diciamo come risolvere problemi pratici. Siamo nell'epoca della creazione dei contenuti, questa cosa la sentiamo continuamente. In realtà nessuno la capisce. La nicchia è fondamentale, avere un canale dedicato che parla di un argomento molto specifico. Il target non sono gli ingegneri generici, ma gli ingegneri strutturisti. Chi cerca informazioni trova un portale, un sito che è dedicato esclusivamente a quello, la prima cosa che ti viene in mente è: ah caspita, questo è proprio quello che cercavo. Se sei un altro portale dedicato, tu sei specializzato in strutture, sai che lì ti arrivano sempre notizie utili che possono aiutarti nella professione. Il fatto che ancora oggi è un grande problema diffuso qui nel nostro paese è che ancora se tu chiedi a una persona che lavoro fai, quello ti dice io faccio l'avvocato, faccio l'ingegnere, come se fare l'avvocato, fare l'ingegnere definisse la tua professione. In realtà definisce semplicemente il tuo titolo di studio, cioè tu puoi fare milioni di tipologie di avvocatura, puoi fare l'avvocato di compliance, puoi fare l'avvocato che tutela le aziende da cause di lavoro, può fare avvocato che fa divorzio, faccio sempre un esempio, che tutela i papà che stanno divorziando e quindi specializzando proprio sui papà e quindi su affidamento ai padri. Quindi creare un blog su questo argomento, creare la tua nicchia e quindi poi anche diventare un po' l'esperto di riferimento del settore. Come ti è nata l'idea e come l'hai portata a monetizzare e a renderla un lavoro? Questo progetto è nato grazie al cesso di una signora, la ristrutturazione, le pratiche catastali, e quindi la ristrutturazione magari va a fare il sopralluogo, ti confronti con la committenza, la signora che ti dice no ma io voglio rifare il bagno, no ma io voglio fare le piastrelle così, e quindi ti trovi a fare tutte attività e pratiche per cui non serve assolutamente una laurea in ingegneria civile o con specializzazione strutture. E quindi mi domandavo ma a chi può interessare tutti questi argomenti complessi che ho studiato, che è tutta una fetta di professionisti e ingegneri che si sono laureati in un'epoca in cui era tutto più semplice, non era tutto complesso come oggi, che però non sono rimasti al passo. Nel ramo in cui vi trovate sicuramente c'è il blog, cioè chi ancora lo vede come una cosa anni 2000, inizi anni 2000, mentre invece ancora oggi blog e newsletter sono le cose che forse maggiormente contribuiscono a creare una nicchia. Una newsletter è il pilastro proprio di un business online, in particolare di un blog, perché chi ti dà il suo indirizzo email innanzitutto è un attestato di fiducia e hai a quel punto un canale importantissimo di comunicazione, come se la persona resta agganciata. Allora, al momento utenti di iscritti attivi, che sono praticamente gli iscritti che aprono le newsletter e cliccano, sono 20.000. Per il traffico, diciamo, nello scorso anno ha raggiunto i 400.000 visitatori unici. Sembra banale a dirlo, ma costruire una nicchia di 20.000 persone è tanta roba, eh? Cioè avere 20.000 persone che potenzialmente possono comprare da te, cioè seppure uno si riesce a far dare un euro a persona al mese, su 20.000 euro al mese, quindi giusto per stare delle linee, ma non è questo il principio. Il principio principale è che uno tende a pensare che 20.000 non sia un gran numero, mentre oggi sul web anche 1.000 è un grande numero se sei un tuo cliente, a seconda del tipo di business che si ha e del tipo di processo di monetizzazione che si ha. La cosa poi importante è non sperperare la community, cioè la community ti ha scelto per una focus preciso, no? Che riguarda la risoluzione dei suoi problemi. L'errore che spesso si commette è utilizzare poi quel canale di comunicazione per parlare di altri argomenti. Questa è la dimostrazione lampante che con un blog si può guadagnare, pago io il caffè.
No, perché poi questa cosa che uno pensa che non si lavora, no? Cioè, come se il lavoro fosse solamente essere legati a degli orari precisi d'ufficio, che oggi il mondo va in un'altra direzione, quindi sia per le aziende che per le grandi organizzazioni. Sì, sì, no, secondo me la libertà è la prima cosa. So, permettete, un pensiero poetico per l'occasione. A libertà, a libertà, puro pappavalle l'ha da prua. La libertà di gestire il proprio tempo come si vuole, nel modo migliore, ottimizzandolo senza sprecarlo e riducendo al minimo le perdite di tempo. La prima volta che hai venduto un prodotto? La newsletter è nata subito, fin dall'inizio. Diciamo che l'idea iniziale non era quella di vendere prodotti, l'idea iniziale era quella di vendere consulenze. Quindi diciamo persone, ingegneri che mi seguivano e che volevano delegare perché magari non avevano tempo, non avevano le competenze oppure il software a disposizione, delegare il calcolo strutturale. Quando poi diciamo molte persone scaricavano le risorse che erano disponibili sul sito, per risorse intendo delle piccole applicazioni per eseguire calcoli e dimensionamenti, e molti poi mi chiedevano: ma perché è molto bella questa applicazione, perché non ci aggiungi questo, perché non ci aggiungi quest'altro e perché non ci aggiungi quell'altro? Io lo facevo diciamo nei ritagli di tempo. A un certo punto, una di queste cose che mi chiedete, provo a metterla a pagamento. E devo dire, all'inizio non mi vedevo come un venditore, cioè c'era anche un po' la paura di mettere in vendita un prodotto, non l'avevo mai fatto, quindi mi ritenevo un professionista, quindi la deontologia, ma come posso fare mai il venditore? E quindi creo questo prodotto a pagamento. Mi ricordo i giorni prima del lancio, un po' ero in pensiero e pensavo: oh, questi quando vedranno che a pagamento mi vengono a prendere fino a casa. C'erano un po' tutte queste pippe mentali legate forse alla paura di vendere per chi non l'ha mai fatto. E quando poi ho visto diciamo il primo lancio del primo prodotto è andato molto bene, ho iniziato a intuire che ci poteva essere una strada diversa. E il bello di vendere un prodotto digitale che è sempre disponibile online H24 e che non è legato, il guadagno non è legato al tuo tempo, a differenza di una consulenza dove tu vendi il tuo tempo e quindi se vuoi guadagnare di più devi impiegare più tempo, e secondo me è il tempo poi. Quindi per parlare invece alla parte di imprenditori o aspiranti tali che ci seguono, la scalabilità del business, cioè la possibilità di avere un business nella sua scalabilità, definisce quanto valga la pena investirci sopra. Cioè se oggi state investendo su un business che comunque non è scalabile in qualche modo, cioè vuol dire che saturate le tue ore di lavoro, devi prendere una persona, saturate le ore di quella persona, questo non è un business scalabile. La scalabilità è fondamentale, è per questo che un professionista forse non diventerà mai ricco, a meno che non fa consulenze molto grandi oppure si ammazza di lavoro, però diciamo è sempre legato al tempo, quindi bisogna trovare il modo di slegare il guadagno dal tempo. Grazie a te Dato, grazie a te, in bocca al lupo. Allora, visto che lui mi ha rimproverato, seguite il canale, cioè, iscrivetevi, cliccate su iscriviti, mettete un like, commentate e condividete.